Bene, allora proseguiamo il discorso di prima, ancora con riferimento al meccanismo di Cardano, in particolare al meccanismo di Scott Russell che abbiamo appena introdotto. Diciamo sarebbe un ulteriore sviluppo del meccanismo di Scott Russell. Ecco, mi preme di fare questo esempio, ce ne sono tanti, ma questo forse è uno di quelli più significativi, insomma, che salta un po' all'occhio di tutti, perché riguarda le piattaforme sollevabili, ok? Che vengono utilizzate per fare manutenzione sia in ambito civile che industriale. Non è nient'altro che un derivato del meccanismo di Scott Russell. Va bene? Allora, andiamo a fare ancora una volta questo schemino. Allora, facciamo riferimento al meccanismo di Scott Russell e andiamo però a prolungare anche questo lato che, se vogliamo, rappresenta la manovella del manovellismo di spinta, no? Che abbiamo detto che in qualche modo è un manovellismo di spinta in cui la manovella ha la lunghezza uguale alla biella. Va bene? Prolunghiamo entrambi i lati in questo modo e andiamo a rappresentare delle diagonali di questo rettangolo, ok? Quindi, da quanto abbiamo appena dimostrato questa mattina, la traiettoria di questo punto è una traiettoria, ok, che è perfettamente rettilinea, perché era il punto in cui era installata la coppia prismatica. Va bene? I meccanismi sono equivalenti, abbiamo tolto la coppia prismatica e a questo punto, ripeto, la traiettoria perfettamente rettilinea. Andiamo a mettere qui un po' di lettere, diciamo OA, B e anche C. Quindi in effetti qui riconosciamo l'asta AB del meccanismo di Cardano iniziale. Allora, come lo possiamo ulteriormente modificare questo meccanismo? C'è un primo passaggio che può essere, per esempio, questo. Qui andiamo a mettere un'altra coppia prismatica e quindi abbiamo realizzato una piattaforma, ok? Abbiamo realizzato una piattaforma, però attenzione, perché qui c'è una coppia prismatica interna che scorre all'interno di questa guida. Quindi qui, se vogliamo fare un disegno un pochino più accurato, questo è praticamente scavato all'interno e questo pistone si muove all'interno di questa guida, per forza, perché altrimenti sarebbe sopravvincolato, perché comunque l'asta OC naturalmente è vincolata a tracciare una traiettoria circolare di centro O, perché tutto un pezzo è incernierato in O, quindi la traiettoria di C naturalmente è una circonferenza. Quindi qui devo lasciare un grado di libertà, che si deve assestare durante il movimento, ovviamente. Qui c'è una coppia prismatica interna, ok? E quindi questo qui sarebbe tutto un pezzo in questo modo.
abbiamo realizzato che cosa? Per il tramite di un meccanismo di Scott Russell abbiamo realizzato un moto puramente traslatorio, come accadeva nella biella del parallelogramma articolato, vi ricordate? Moto traslatorio vuol dire che non c'è cambio di orientamento, ma questa volta le traiettorie sono rettilinee. Mentre nel parallelogramma articolato abbiamo ottenuto un moto traslatorio con traiettorie circolari, questo è un moto traslatorio a traiettorie rettilinee, perché il punto A ha questa traiettoria rettilinea e un qualsiasi altro punto di questo membro, possiamo indicarlo, questo è 1, questo è 2, questo è 3, questo pistone lo indichiamo con 4, questo è il membro 5 e questo è il membro 6. Quindi le traiettorie di tutti i punti del membro 5, ripeto, sono delle traiettorie rettilinee, rettilinee in questa direzione. Quindi è un particolare moto traslatorio. Questo è molto utile nelle applicazioni, per esempio i banchi di lavoro, ok? Perché qui si possono mettere vari meccanismi, possiamo mettere un meccanismo manuale, tipo con la manovella, vite madre vite, e quindi trasforma il moto rotatorio della manovella in una traslazione, no? Vite madre vite, per esempio. Oppure posso fare qualcosa di un pelino più sofisticato, qui per esempio ci posso mettere un cilindro pneumatico idraulico. Mettiamo un cilindro pneumatico idraulico, lo possiamo mettere fuori, ma per avere una soluzione più compatta lo possiamo mettere dentro, ok? In modo che il tutto rimane in un ingombro, e quindi potrei mettere per esempio un'elettrovalvola, elettrovalvola digitale, e ottengo questo movimento, ok? Oppure se volete possiamo mettere un motore elettrico, sempre con un sistema vite madre vite, in maniera più sofisticata una vite a ricircolo di sfere. Le soluzioni sono tante, naturalmente. Ma la cosa importante dal punto di vista cinematico è che noi otteniamo una pura traslazione della piattaforma, traslazione rettilinea. Bene, questo discorso può essere amplificato per ottenere le piattaforme sollevabili, utilizzando in quel caso un concetto che è il concetto di moltiplicazione di corsa. Perché forse abbiamo sentito parlare dei moltiplicatori di forza utilizzati per esempio nelle presse, no? L'abbiamo accennato, nelle presse meccaniche. Ma non è sempre così, in altri casi come questo ci può tornare utile un moltiplicatore di corsa piuttosto che un moltiplicatore di forza. Come otteniamo questo risultato? A parte che qui possiamo anche divertirci a trovare i centri di istantanea rotazione, perché questo è il P2, in A, A coincide con il P3,5, questo sarebbe il P2,3, un po' come la forbice, no? Quindi è questa cerniera interna che coincide con il P2,3, il punto B coincide con il P, abbiamo detto 3,4, il P4 va all'infinito in questa direzione. Okay. E ancora in C abbiamo il centro di istantanea rotazione 2,6, ma abbiamo anche all'infinito il P5,6 che è all'infinito. Ok? Questi sono i centri di istantanea rotazione che, come al solito, noi riusciamo subito ad individuare dalle caratteristiche cinematiche dei vincoli. I vincoli presenti sono coppie rotoidali e coppie prismatiche. E quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanti quanti sono le coppie cinematiche che costituiscono il meccanismo. Questo meccanismo è a 6 lati. Ok? 6 lati, 6 membri. E possiamo anche andare a trovare, per esempio, il centro di istantanea rotazione nel modo assoluto del membro 3, quindi questo riguarda il modo assoluto che è 2, questo riguarda il modo assoluto di 4, il modo assoluto di 3 è l'asta B, è come l'asta del modo di Cardano, quindi la traiettoria di questo punto è rettilinea,
e quindi coincide ancora con questo, quindi questo punto coincide con il P3 nel moto assoluto come centro di istantanea rotazione. Va bene? Beh, quello che è interessante sapere è trovare per esempio il centro di istantanea rotazione nel moto assoluto di 5. Da queste considerazioni noi in qualche modo già sappiamo che questo punto deve trovarsi all'infinito. Allora facciamolo per esempio insieme, quindi P5 deve essere allineato per esempio con il P5-6 che è un punto improprio e con il P6 che non conosco, ma il P5 deve essere allineato anche con il P3-5 e il P3, questi li conosco tutti e due, va bene? Quindi dalla seconda condizione di allineamento noi abbiamo che il P5 deve trovarsi su questa retta, perché deve essere rispettato da Aaron Kennedy questo altro allineamento. Ok? Bene. Dove viene il centro di istantanea rotazione di 5? Il centro di istantanea rotazione di 5 viene esattamente all'infinito di questa retta, perché la traslazione è puramente verticale secondo traiettorie rettilinee. Ok? E questo lo potete completare per esercizio. Bene, come dicevo, una estensione di questo discorso può essere fatta per le piattaforme sollevabili e quindi posso ottenere un qualcosa di questo genere che vi vado a disegnare qui. Quindi abbiamo una cerniera fissa qui, devo disegnare una serie di rettangoli con le rispettive diagonali. Fermiamo qui e abbiamo qui, quindi alla base, lo Scott Russell tradizionale, va bene? E quindi questo si incrocia in questo modo. Ma qui vado a mettere una serie di parallelogrammi articolati, ok? Quindi qui si incrocia in questo modo, quindi abbiamo delle cerniere intermedie in questo modo ed estreme, chiaramente la cosa può essere portata teoricamente all'infinito, insomma, quindi posso avere in realtà ancora più meccanismi, magari per comodità ne aggiungiamo soltanto uno per chiarezza della figura. Va bene? E chiaramente nella posizione finale, nel tratto finale del meccanismo, e dobbiamo realizzare qualcosa di simile a questo, ok? Qualcosa di simile a questo, quindi qui andiamo a mettere un'altra coppia prismatica, qui abbiamo questa coppia rotoidale e quindi questo fa così.
questo è un altro meccanismo che viene derivato dal meccanismo di Scott-Ras. Quindi sono una serie di membri incendiati tra di loro a partire dal meccanismo iniziale che appunto è un meccanismo di Scott-Ras. Vado ad evidenziare con un colore diverso, eccolo qua. Questo è il meccanismo di Scott-Ras iniziale. Allora, questa diventa una piattaforma sollevabile e quando è tutto chiuso, ci sarà capitato di vederlo, no? Penso di sì. Quando è tutto compatto è molto utile per il trasporto. Dopodiché, quando viene installato, basta andare a comandare naturalmente il punto di azionamento, perché comunque globalmente è un meccanismo ad un solo grado di libertà, quindi basta un solo attuatore, ok? E questo si solleva. Ma si solleva tanto. Si solleva tanto perché gioca come moltiplicatore di corsa, va bene? Perché altrimenti l'attuatore dovrebbe avere una corsa, no? Di diversi metri. Chiaro, è la cosa impensabile. Invece l'attuatore ha una corsa compatta. Dico tanto per dire, un metro per esempio. E qui riesco ad avere una moltiplicazione di corsa notevole. Allora, come possiamo ragionare? Se noi andiamo a guardare la parte proprio di Scott-Russell, che sostanzialmente è un meccanismo di Cardano, è la lunghezza dell'asta, perché questo è il punto A, e questo è il punto B, e questo è il punto O. Se AB è la lunghezza L dell'asta, questo punto al massimo rispetto ad O può raggiungere un'altezza che è uguale ad L. Se AB è uguale ad L, ok? Quindi l'altezza massima di A è L, l'altezza minima di A è 0. Poi dal punto di vista tecnico non è proprio così, perché ci sono degli ingombri, ma insomma teoricamente immaginiamo che A possa arrivare addirittura a sovrapporsi ad O, ok? Quindi 0 L. Il punto B fa la stessa cosa. Quando si è allungato tutto quanto, di qua, massimo si trova ad una distanza L dal punto O. Minimo, B va a sovrapporsi ad O. Quindi 0 L, 0 L. C'hanno la stessa corsa, se lo andiamo a guardare sul meccanismo di Scott-Russell iniziale. Ma noi qui abbiamo una combinazione di tutti questi meccanismi, perché qui abbiamo un altro Scott-Russell, eccolo, qui ce n'abbiamo un altro ancora. Quindi se il punto A, in quanto punto particolare del meccanismo di Scott-Russell, ha questa traiettoria rettilinea, la stessa cosa vale per quest'altro punto, che è una traiettoria rettilinea, la stessa cosa vale per questo, la stessa cosa per questo, la stessa cosa per l'ultimo. Cioè tutti questi punti si muovono esattamente, diciamo, secondo la verticale, se immaginiamo che appunto l'accelerazione di gravità del campo gravitazionale diventa così, è un'applicazione, diciamo, più diffusa, ok? Quindi questo punto si muove esattamente sulla verticale, ognuno secondo la verticale passante per O. La stessa cosa non accade per B, per i motivi che abbiamo detto prima, perché qui naturalmente questo punto, siccome questo punto rispetto a questo deve avere questa traiettoria circolare, è ovvio che questo punto se ne va dentro nel momento in cui si alza. Nel momento in cui si abbassa, questo punto viene un po' fuori, ok? E questo è il motivo per cui alla fine devo mettere una coppia prismatica interna per dare un certo aggiustamento, perché sennò non si muove. Ma non si muove anche perché se questo lo vado a fissare, questo diventa un arco a tre cerniere, che è isostatico, non si muove, giusto? E quindi capiamo subito che lì devo dare un grado di mobilità, altrimenti diventa una struttura e non un meccanismo. Bene, quindi se la corsa massima in altezza del punto A è L,
Il secondo avrà una lunghezza massima in altezza che è L, ok? Corsa massima che è L, corsa massima che è L e così via. Quindi dipende dal numero di meccanismi. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5, quindi l'altezza massima è 5L. Quindi io ottengo uno spostamento massimo del pistone B, che è uguale ad L, chiaramente teorico, non possibile, perché poi c'ho delle interferenze, anche perché tutto questo deve avere una certa resistenza, no? Per quanto riguarda lo stato tensionale. Però, diciamo, teoricamente ho una corsa L qui ed ho una corsa 5L in altezza. Giusto? E quindi ho un moltiplicatore di corsa. Quindi questo si compatta e poi si solleva e riesco a raggiungere altezze notevoli. Però attenzione, perché quando abbiamo a che fare con un moltiplicatore di forza, accade un qualcosa. Quando abbiamo a che fare con un moltiplicatore di corsa, accade il contrario di quello che accade nel moltiplicatore di forza. Allora, al di là del gioco di parole, qui naturalmente andiamo a sollevare un carico, no? Quindi qui facciamo un piccolo salto nella statica. Se qui abbiamo un carico P, l'attuatore sta qui, giusto? E quindi qui per sollevare, per determinare il sollevamento, devo applicare una forza, no? Vorrei anche disegnarla così, che è più vicina all'applicazione. Una forza F. Quindi io applico una forza F, immaginate di installare un attuatore idraulico, per esempio, da qui a qui, che lavora in compressione, quindi in fase di contrazione, applica quindi questa forza F motrice e deve vincere questo carico in fase di sollevamento. Immaginiamo tutto a velocità costante. In fase di sollevamento, ma io posso fare l'analisi anche in condizioni statiche, cioè voglio trovare il legame tra P ed F. E provate qui ad applicare il free body, no? Ci mettiamo un po' di tempo, perché guardate quanti membri ci sono. Ecco, in applicazioni di questo tipo torna particolarmente utile il principio dei valori virtuali o il teorema delle potenze virtuali, ok? E quindi possiamo trovare un legame tra le uniche forze applicate esterne sono F e P, e quindi sono le uniche che danno contributo nella scrittura dell'equazione del principio dei lavori virtuali, che dice che l'equilibrio è verificato se il lavoro virtuale totale è uguale a zero. Le forze interne, trascurando l'attrito, non danno contributo, quindi qui ci sono una serie di reazioni vincolari interne che non giocano, cioè non entrano in gioco, ok? E quindi praticamente l'equilibrio si scrive in maniera veramente semplice, perché devo scrivere semplicemente F per la velocità di B, che deve essere uguale a P per la velocità di questo punto. Ma questa piattaforma c'ha un modo traslatorio. E quindi che cosa abbiamo detto noi a proposito del modo traslatorio? L'abbiamo detto per l'atto di modo traslatorio, ma a maggior ragione per il modo traslatorio. Tutte le velocità sono uguali, vettorialmente. Quindi la velocità di questo punto, dove è applicata la forza, ed è quello che mi interessa per la valutazione della potenza virtuale qui, è la stessa di questo punto, che è la stessa di questo punto. Quindi P è uguale a P per la velocità di A. Perché questo è uguale a questo, è uguale a questo, dai. E possiamo andare a stimare la velocità di questo punto. Di conseguenza, attenzione, la velocità, no, la velocità di questo punto risulta legata alla velocità di B per il tramite del meccanismo di base di Scott-Russell, però questa viene amplificata, va bene? Viene amplificata di quante volte? 1, 2, 3, 4 e 5, quindi questa va moltiplicata
Se noi considerassimo una configurazione in cui le due velocità sono uguali, ed è per esempio la configurazione in cui sta a 45 gradi, che altrimenti c'è una differenza che è dovuta all'angolo di configurazione, praticamente noi possiamo trovare un legame tra la forza F e il carico P. Bene? E quindi morale della favola è che la forza di azionamento deve essere superiore al carico. Quindi cosa vuol dire? Che noi abbiamo guadagnato come corsa, ma ci abbiamo rimesso come forza, quindi dobbiamo applicare una forza più grande. Invece nel moltiplicatore di forza accade il contrario, ok? Esattamente quello che accade per esempio anche con la bicicletta quando cambiamo le marce, diciamo, nella bicicletta, no? È il discorso della potenza. Va bene, ok, allora su questo abbiamo concluso e naturalmente andiamo ulteriormente avanti con altri esempi che riguardano i generatori di traiettoria rettilinea. Esempio importante che deriva anch'esso dal moto di Cardano. Allora, ancora una volta lasciatemi schematizzare rapidamente l'asta del moto di Cardano, questa è A, questa è B. Abbiamo questa soluzione da cui abbiamo derivato il meccanismo di Scott-Russell e questo ci ha consentito appunto di eliminare questa coppia prismatica. Ma attenzione, ne abbiamo un'altra di coppia prismatica che è nel punto B. Allora, per alcune applicazioni ci fa comodo conservare questa coppia prismatica come nell'apparecchio di sollevamento visto prima, in altri casi potremmo pensare di rimuovere anche quella di coppia prismatica. Qual è il ragionamento semplice che sta alla base di questo discorso? Il ragionamento semplice è che il punto B ha una traiettoria rettilinea. Perché? Perché è vincolato da quella coppia prismatica. Quindi dove sta il centro di curvatura della traiettoria di B? All'infinito. All'infinito in questa direzione, ok? Qui abbiamo un omega B che è all'infinito, giusto? Bene, noi abbiamo parlato di traiettorie rettilinee esatte, ma abbiamo anche accennato a quelle approssimate. Allora, fino ad ora con Scott Russell abbiamo ottenuto, ma anche negli altri esempi visti, delle traiettorie rettilinee esatte, perché erano meccanismi che tutti replicavano in maniera precisa le traiettorie polari del moto di Cardano e quindi di conseguenza generavano delle traiettorie rettilinee esatte. Beh, in questo caso noi, diciamo, al fine di rimuovere quest'altra coppia prismatica, rinunciamo a questa esattezza della traiettoria e ci accontentiamo di un'approssimazione abbastanza valida di una traiettoria rettilinea, va bene? Che non è più esatta. Il centro di curvatura è all'infinito, però se io mi accontento e faccio qui, vado a inserire qui un'asta abbastanza lunga, la traiettoria di questo punto non sarà più rettilinea, ma sarà rappresentata da un arco di circonferenza abbastanza ampio, no? Cioè ho un arco, se il raggio è grande, la curvatura è piccola, giusto? Che è l'inverso del raggio. E quindi praticamente riesco in qualche modo ad approssimare più o meno fedelmente
il che dipende ovviamente dalla lunghezza di quest'asta, naturalmente troppo lunga poi dal punto di vista pratico perde di interesse, ma abbastanza lunga, ok? Se io inserisco un'asta in questo modo, la traiettoria di questo punto avrà questo raggio, naturalmente. Quindi se questo è il punto O, questo è il punto O1, avrà una traiettoria di quel raggio, quindi sarà di questo tipo. Quindi in un intorno della configurazione di riferimento di Cardano, questo poi lo definiamo in fase di progettazione, no? Sulla base di quello di cui abbiamo bisogno, l'approssimazione è abbastanza buona. Sarà tanto migliore quando questa asta sarà lunga. Va bene? Questo mi consente di fare cosa? Di togliere, di eliminare quest'altra coppia prismatica. Alla fine che cosa ho ottenuto? Un quadrilatero articolato. Che questa coppia prismatica non c'è più. E quindi questo punto A è libero di muoversi, che sarebbe e rimane il punto tracciante della traiettoria di interesse, perché stiamo parlando di generatore di traiettorie, e poi abbiamo il quadrilatero articolato, che sarà O C, B o 1, è un quadrilatero articolato. È ovvio che nel fare questa operazione rinuncio all'esattezza della traiettoria, perché ho un po' cambiato le carte in tavola, e quindi la traiettoria del punto A non sarà, no? La faccio un po' così per dare l'idea, non sarà perfettamente rettilinea, ma vi posso garantire che nell'intorno di questa configurazione è abbastanza vicino a una traiettoria rettilinea. Ecco, colgo l'occasione per anticiparvi subito una cosa, per darvi anche un'idea dal punto di vista matematico di cosa vuol dire l'approssimazione di una traiettoria con una rettilinea in questo caso. Allora, trattandosi di un quadrilatero articolato, io vi anticipo che l'equazione algebrica generale della traiettoria di un punto di biella per un quadrilatero articolato è di sesto grado. Quindi noi abbiamo a che fare con un'equazione algebrica di sesto grado. Quindi anche la traiettoria del punto A è una curva algebrica di sesto grado. Che vuol dire questo? Che il massimo dell'approssimazione, cioè la migliore approssimazione, la otteniamo con 6 punti di intersezione. Perché se noi andiamo a intersecare una curva algebrica di sesto grado, quante intersezioni ha? Questo deriva dall'algebra. Siccome la retta è un'equazione algebrica di primo grado, la traiettoria di biella è sesto grado, l'intersezione è il prodotto dei gradi delle curve, giusto? Una è di sesto, una è di uno, quindi abbiamo 6 intersezioni. 6 intersezioni vuol dire praticamente che se noi vogliamo, facciamola in verticale, vogliamo approssimare questa, ed è quello che vogliamo fare in questo caso, questa curva, zoomando, chiaramente non è che si vede facilmente a occhio nudo, io dovrei avere, posso ottenere non più di questo, matematica, non più di questo. Quindi l'accuratezza può al massimo raggiungere 6 punti di intersezione. È la migliore approssimazione che possiamo ottenere. Perché? Perché ho una curva algebrica di sesto grado, più di 6 punti non si può ottenere dal punto di vista matematico. Ok? Questo meccanismo, che come vedete è ancora una volta derivato dal meccanismo di Cardano e come ulteriore evoluzione del meccanismo di Scott-Russell, si chiama meccanismo di Evans. Ed è nient'altro che un quadrilatero articolato. Ma noi stiamo affrontando la progettazione. Quindi in fase di progettazione dobbiamo tener conto di una serie di cose che, come al solito, come già anticipato più volte, deriva dalle specifiche del progetto. Quindi abbiamo problemi di ingombro, possiamo avere problemi di varia natura che il progettista deve risolvere. Perché vi dico questo? Perché
Per esempio, una cosa che può accadere è lasciare libero il passaggio del punto A, cioè andare a rimuovere questa coppia nucleare, perché potrebbe darci fastidio, ok? Perché magari io voglio ottenere una traiettoria di A che vada anche più giù, ok? E chiaramente ho un problema di sovrapposizione con la cerniera fissa. Questa è una cosa che può accadere. Allora noi possiamo giocare, è una possibile soluzione, un po' ingegneristica, no? Non è di grandissima accuratezza, ma dal punto di vista ingegneristico è una soluzione che può risultare valida, e partendo come riferimento dal cardano iniziale, qual è la circonferenza dei flessi? La circonferenza dei flessi, l'abbiamo detto tante di quelle volte, nel moto di Cardano è questa. E questo è nel moto di Cardano, appunto, il centro di istantanea rotazione, che poi tra l'altro coincide volutamente con il centro di istantanea rotazione della biella del quadrilatero articolato di Evans. Coincide, no? Il centro di istantanea rotazione è lo stesso. Però attenzione, questa circonferenza dei flessi è quella di Cardano, naturalmente, non del quadrilatero, perché quella del quadrilatero, come potete immaginare, è un po' diversa. Poi possiamo fare riferimento a questa o a quella del meccanismo di Evans, lì un po' deve giocare il progettista. Supponiamo di fare riferimento a questa, visto che ci è più familiare ed è più facile da rappresentare. Io voglio togliere questa da qui, mi dà fastidio, per esempio. E allora voglio, per esempio, mettere la coppia rotoidale da C, la voglio mettere qui, quindi posso pensare di spostarla un po'. È chiaro che sto giocando, no? Come approssimazioni, ma ripeto, dal punto di vista ingegneristico è una cosa che ha un senso. Cosa posso fare? Beh, basta che vado a trovare il centro di curvatura di questo punto, sapendo che il cerchio osculatore presenta tre punti di contatto con la traiettoria vera, che nel caso del moto di Cardano è un'ellisse, quindi tre punti di contatto ci sto abbastanza vicino, no? Osculatore, no? Vi ho detto, osculare significa baciare, no? Vuol dire che la prossima ci sta vicino. Ci siete? E allora, se io voglio rimuovere questa, cosa faccio? È un'applicazione pratica della progettazione, perché congiungo questo punto, il centro di istantanea rotazione, con il punto scelto quale possibile soluzione al posto del punto C, e lo chiamo D per esempio, vado a intersecare con la circonferenza dei flessi, questo è D', applico la formula di Overo-Savary e quindi scrivo che P3D al quadrato sarà uguale a D'D omega D. Cosa mi interessa? Il centro di curvatura, quindi omega D è uguale a P3D al quadrato diviso D'D. 3D al quadrato diviso D' viene un po' più grande, e quindi orientativamente il centro di curvatura è questo. Io vado ad installare una cerniera fissa qui e vado ad installare questo link. Ho ottenuto un quadrilatero articolato di Evans diverso. Naturalmente questa parte qui scompare, e quindi ho rimosso la coppia rotoidale fissa qui perché magari mi dava fastidio in fase di progettazione, ok? E l'ho messa qui. È chiaro che sto approssimando, però attenzione, sto facendo riferimento al centro di curvatura, cioè la traiettoria di D è il cerchio osculatore della traiettoria di D del meccanismo precedente, quindi ho una discreta approssimazione. E questa è un'ulteriore evoluzione del meccanismo di Evans. Thank you.
andiamo ancora avanti con meccanismi generatori di traiettoria rettilinea approssimata, sempre con un occhio alle applicazioni. E stiamo in fase di progettazione, no? In alcuni casi più accurata, in altri casi più approssimata, ma comunque è progettazione. Vogliamo progettare, per esempio, un quadrilatero articolato che poi trova applicazioni importanti, tant'è vero che gran parte delle gru da banchina portuale sono fatte in questo modo, sono a quadrilatero. No? Noi siamo abituati a vedere, per esempio, le gru a torre che vengono utilizzate nell'edilizia. Perché? Perché nell'edilizia ci sono esigenze diverse, perché man mano che il palazzo viene costruito cresce in altezza e quindi la gru a torre mi fa comodo, naturalmente, una struttura di quel tipo. Va bene? Una gru da banchina portuale ha delle esigenze diverse, perché cosa deve fare? Deve scaricare la nave mercantile, deve fare questo scarico sulla banchina portuale. Quindi in realtà l'altezza della nave più o meno è sempre quella. Ok? Quindi il movimento che deve fare il gancio, il bozzello della gru, è sostanzialmente, ovviamente un po' in altezza, è evidente, ma sostanzialmente è un movimento orizzontale. Ok? Cioè il quadrilatero articolato si apre, carica e poi si sposta in orizzontale fino alla banchina portuale e poi scarica. Quindi ci sarà comunque naturalmente l'argano, il paranco, tutto il sistema a fune, ma dal punto di vista della struttura la gru ha la forma di un quadrilatero articolato. Va bene? E allora una progettazione un po' grossolana, ma che ci consente di fare una cosa comunque in qualche modo funzionale, quindi secondo un certo criterio, è basato sui metodi che abbiamo appreso fino ad ora. E ancora una volta facciamo riferimento alla circonferenza dei flessi. Ok? Allora, se per esempio consideriamo ancora il moto di Cardano, perché il moto di Cardano è così importante? Perché il moto di Cardano ci dà le traiettorie rettilinee esatte, quindi rappresenta un riferimento. Poi magari realizziamo un meccanismo fatto in maniera diversa, come nel caso di Evans, però noi sappiamo qual è il riferimento esatto ed eventualmente ci accontentiamo di una certa approssimazione. Ci accontentiamo perché prevalgono altre esigenze rispetto a quello della traiettoria. Bene. Allora, andiamo a tracciare queste, ancora una volta, diciamo, le polari del moto di Cardano. Va bene? In realtà poi le polari non saranno queste, no? Perché già vi ho anticipato che stiamo parlando di un quadrilatero articolato, quindi sono delle curve algebriche di grado superiore, non sono di secondo grado come nel caso del meccanismo di Cardano. Fermo restando però che noi potremmo fare riferimento a due circonferenze che possono essere i cerchi osculatori delle polari, questo lo possiamo fare, no? Quindi immaginare che i cerchi osculatori delle polari, questo lo definiamo noi all'inizio come input progettuale, no? Con l'obiettivo di arrivare a ottenere una traiettoria rettilinea approssimata. Ok? Quindi assumo di avere questa forma. È un quadrilatero? Non fa niente. Però certo posso dire, posso assumere che i cerchi osculatori in questa configurazione siano, rispettino la condizione del moto di Cardano. Cioè il cerchio osculatore della polare mobile ha un diametro che è uguale al raggio del cerchio osculatore della polare fissa. Ok? Questo lo impongo. Quindi questo punto di contatto è P con zero, questa è la mia lambda in questa configurazione, per cui questo è l'omega lambda, questo punto, e questo è l'omega L della polare mobile. Questo è omega lambda,
Ma la circonferenza dei flessi, nel caso del moto di Cardano, l'abbiamo detto più volte, ma torna ancora fuori, e coincide con la polare mobile. Quindi questa curva è anche la circonferenza dei flessi. Se così è, questo è anche il polo dei flessi. Allora, immaginando di ragionare su un piano verticale, con un occhio all'applicazione, quindi piano verticale abbiamo l'accelerazione di gravità diretta in questo modo, questo è pi con zero. Qual è il punto che scelgo come riferimento per il tracciamento di una traiettoria rettilinea approssimata? Vado a beccare il polo dei flessi, giusto? Vado a considerare, a puntare l'attenzione sul polo dei flessi. Questa è esattamente la verticale, questo è il centro di istantanea rotazione della biella del quadrilatero articolato che ci apprestiamo a progettare, e voglio che la traiettoria di questo punto sia quanto più possibile orizzontale, giusto? Quindi rettilinea orizzontale, non è perfettamente rettilinea per quanto detto prima, la curva algebrica di sesto grado, ok? Però qualcosa del genere, a occhio nudo non si vede nulla naturalmente, voi vedete la retta, naturalmente, poi vi farò vedere un esempio. Ok, ma io devo definire il quadrilatero articolato, mi serve la lunghezza delle aste del quadrilatero articolato. Stiamo facendo una progettazione, no? Con un occhio molto vicino all'applicazione, meno matematica possibile, ma come anticipato ci possiamo prendere abbastanza bene. Quindi scelgo una configurazione della biella del quadrilatero articolato, naturalmente il punto tracciante è questo. Quindi, per esempio, prendo la biella, no? Questa direzione. Come? Beh, bisogna procedere in maniera un po' iterativa, no? Possiamo giocarci un po' sopra, ma anche solo dal punto di vista grafico possiamo ottenere un risultato più che accettabile. Poi devo scegliere i punti di biella, cioè delle circonferenze, quelli che vengono chiamati anche punti circonferenza, delle cerniere mobili, cioè i punti A e B del quadrilatero, e di conseguenza andare a trovare i centri di curvatura. Allora, per esempio, questo qui è il punto A o B, non ha importanza, B, e andiamo a prendere un altro punto qui. Partiamo con il punto B. Di questo punto B ci interessa ora il centro di curvatura, perché nel centro di curvatura andiamo a piazzare la cerniera fissa, ok? La cerniera fissa del punto B, e quindi andiamo a progettare passo dopo passo il quadrilatero articolato, va bene? Allora, come al solito possiamo fare in tanti modi, questa è la circonferenza dei flessi, Eulero-Savary, però qui forse è più diretto se noi applichiamo la costruzione grafica della formula di Eulero-Savary nella prima forma, no? Visto che supponiamo di conoscere a priori le traiettorie polari. Quindi cosa posso fare? Congiungo P con 0 con B, ricordate, poi prendo la perpendicolare in P con 0 a questa congiungente, congiungo B con il centro di curvatura della mobile, che questo punto è il punto H, che abbiamo sempre indicato con H, e poi congiungo H con il centro di curvatura della polare fissa e vado a individuare per intersezione l'omega di B, che però assumo direttamente come B0. Ci siete? Ho applicato la costruzione grafica, è naturale che questo sarebbe il B' e potrei verificare il risultato P0B al quadrato diviso B'B, ovviamente il risultato deve coincidere, naturalmente.
Devo prendere ora un altro punto, punto di biella, e per esempio lo prendiamo qui, questo è il punto A. Devo rifare la stessa costruzione per quanto riguarda il centro di curvatura di A, dove andiamo a piazzare la cerniera fissa A con 0. Congiungo allora B con 0 con A, prendo la perpendicolare come fatto prima, perché questo equivale ad applicare la formula di Euler-Savary, congiungo A con il centro di curvatura di quella mobile, individuo un nuovo punto H che, congiunto con il centro di curvatura della polare fissa, mi dà direttamente A con 0. Quindi qui vado a piazzare una cerniera fissa, qui ne piazzo un'altra, come detto prima, di cerniera fissa, e ho ottenuto il quadrilatero articolato. Anche qui potrei verificare, questo punto è la primo, chiaramente del cardano di partenza, e ho progettato il quadrilatero articolato in maniera molto semplice, ok? Quindi alla fine il quadrilatero è AB con questo punto tracciante Q, e poi abbiamo questa asta su una cerniera fissa e quest'altra asta su un'altra cerniera fissa. Questo è il quadrilatero articolato. Come vedete, ha questa sagoma che è familiare nelle applicazioni delle gru da banchina portuale. Ok? È un risultato di prima approssimazione, ma insomma è un punto di partenza per il progetto di un meccanismo per questa applicazione. Allora, siccome la cinematica è importante ma non è tutto, aggiungiamo qualche considerazione di carattere energetico. E se le linee di forza del campo gravitazionale sono verticali in questo senso, le traiettorie orizzontali sono delle superfici o delle linee, in questo caso, equipotenziali. Cioè l'energia potenziale gravitazionale lungo l'orizzontale non cambia, ok? Cioè per fare lavoro mi devo spostare da una linea equipotenziale ad un'altra, cioè devo variare in altezza, perché il campo di forze è costituito da tutte forze parallele, va bene? Secondo la verticale. Quindi qui ci abbiamo un grosso vantaggio nello spostamento di questo punto in questo senso, perché al di là degli attriti e di effetti secondari, il lavoro è nullo. Chiaro? È nullo perché? Perché il carico qui applicato, il carico qui è verticale, lo spostamento è orizzontale, perché la velocità anche naturalmente è orizzontale, questa è la velocità di Q e questo è il carico. Se io vado a calcolare la potenza, quant'è? Sempre il prodotto scalare, eh? Sono perpendicolari e quindi uguale a zero. Quindi il lavoro è nullo. È chiaro che nella pratica non è così, perché ci sono tutti gli effetti degli attriti, altri effetti, ma sicuramente è un progetto ottimizzato, no? Perché una soluzione di questo tipo ci consente di avere degli spostamenti laterali del carico, carico di tonnellate, laterale, con il minimo sforzo, altrimenti qui dovremmo mettere un motore incredibile. Invece in questo caso il motore può essere molto più piccolo, con
diciamo, un minore dispendio di energia, perché come detto più volte in ogni motore abbiamo un rendimento perché c'è una trasformazione di forma di energia e quindi naturalmente perdiamo molto meno. È chiaro che un'applicazione del genere nel campo dell'edilizia non va bene, no? Perché questo va bene a primo piano, poi quando sto al secondo piano già non va bene più, è chiaro? E quindi è una soluzione che è particolarmente adatta per quella specifica applicazione. Questo è un altro esempio ed è un modo per generare una traiettoria rettilinea approssimata con un quadrilatero articolato. Bene?